A Montesilvano, presso il ristorante Bolsera, si festeggiano i 44 anni del club Donne Biancazzurre. Le più fedeli tifose della presidente Nella Grossi partecipano a questa festa, insieme anche a un altro club, quelli del Delfino. La delegazione con William Gelsomino è presente. C'è anche una rappresentanza della società della Pescara Calcio. 44 anni di attaccamento ai colori bianco-azzurri per Nella Grossi e le sue seguaci. Nella Grossi, quanta passione c'è in questi 44 anni di vita del club Donne Biancazzurre? Tanta, tanta passione, altrimenti non si può andare, se non c'è passione certe cose non si possono fare, perché durante tutto il tragitto ci sono tante cose belle, ma anche qualche cosa non troppo bella che vanno superate queste cose, con tutta la buona volontà, con tutta la forza e con tutta la passione si supera tutto e si arriva fino a questo, ringraziando Dio, a 44 anni. Mi dicono che forse è l'unico club in Italia addirittura che chi l'ha fondato resta ancora qui per 44 anni, ma insomma facciamo anche un po' di scongiuro, speriamo che non me la tirano. Tanti ricordi, il più bello e il più brutto? Guardi, i belli ce ne sono tanti, 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 anche un po' di brutti, le retrocessioni e tutto, però si dice che quando uno cade si rialza e pertanto io non ho perso mai la speranza di andare avanti e di conquistare sempre nuovi traguardi. Gigi Gramezzi, segretario generale della Pescara Calcio, quando è nato il club Donne Biancazzurre c'eri anche tu? Sì, era il 20 luglio del 77, io ero un vicino di casa proprio di Nella e quindi non potevo non partecipare a questa festa bellissima che fece 44 anni fa. 44 anni fa le donne non andavano allo stadio, cioè si contavano sulla punta delle dita. Lei non solo andava allo stadio con una passione straordinaria, ma ebbe anche questo coraggio di creare questo club. Vincenzo Reprisco, responsabile marketing della Pescara Calcio, qual è il rapporto con Nella? Un rapporto bellissimo, infatti non possiamo dire di no quando ci chiama perché è stupenda, quindi dobbiamo sempre, vero. Pure quando abbiamo fatto il concorso, pure quando dovevamo fare la cena, che poi purtroppo per la pandemia è saltata, sennò abbiamo organizzato una cena insieme.